Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Benvenuti o bentornati ad un nuovo speciale del canale La Voce dell'Alchimista. Abbiamo trattato diversi argomenti, come lo speciale per i 500 iscritti sulle bambole maledette e la storia di Atman, che vi invito ad ascoltare se non l'aveste già fatto. In questo nuovo speciale parleremo di un argomento che è stato scelto da voi. Qualche tempo fa ho aperto un sondaggio chiedendovi se volevate uno speciale sulle case più infestate o sui film horror ispirati a storie vere. L'argomento delle case più infestate è stato il più votato e quindi è di questo che parleremo in questa serie di video. Prima di proseguire, vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella in modo da non perdere nessuna novità che uscirà sul canale La Voce dell'Alchimista. Detto questo, abbassate le luci, mettete le cuffie e preparatevi ad ascoltare delle storie da brivido. Per chi si documenta o si occupa di paranormale, Sally House è la dimora infestata per eccellenza. È considerata una delle case più infestate, se non proprio la più infestata di America. Si trova ad Hutchinson, in Kansas, e precisamente al numero 508 di Second Street. La casa fu costruita nel 1800 e si compone di 3 camere da letto e 2 bagni. Fu costruita per la famiglia Finney, che avrebbe vissuto lì di tanto in tanto per generazioni. Tutto questo fino al 1947. Nella casa morirono 4 membri della famiglia Finney, tutti per cause naturali. La proprietà venne poi venduta e diverse famiglie vi abitarono, finché non venne acquistata dalla famiglia Pickman negli anni 90. È qui che la nostra storia comincia a diventare interessante, dato che i Pickman riferirono di strani e anche violenti episodi che non erano spiegabili razionalmente. Secondo le informazioni che sono riuscito a reperire, nella casa si sono verificate quasi ogni forma di attività paranormali, ed è per questo motivo che Sally House ha ottenuto tanta copertura mediatica. Ci sono storie di persone che riferiscono di aver visto apparizioni corpose, candele che si accendono da sole e anche oggetti che si muovevano nel nulla. Come se non bastasse, sono state udite anche voci di donne, uomini e bambini durante la notte e ancora rumore di mobili che si spostano e porte graffiate. Come se tutto finora detto non fosse sufficiente, ci sono state anche segnalazioni di attacchi fisici e di possessioni. Sebbene la casa sia indicata come Sally House, non ci sono prove che effettivamente una giovane ragazza di nome Sally vi abbia veramente vissuto. Quello però che sappiamo è che ci sono molte leggende metropolitane intorno alla storia di questa residenza. La più famosa è forse quella del dottor Charles Finney, uno dei proprietari della casa, che stando a quanto si narra, tentò di eseguire un intervento chirurgico di urgenza su una bambina di nome Sally, che ne avrebbe provocato la morte. In realtà ci sono 2 versioni di questa storia, leggermente differenti tra di loro, ma che terminano entrambe con la morte della bambina. Entrambe potrebbero essere esclusivamente versioni di fantasia o leggende metropolitane, come abbiamo già detto. Ma quello che è certo è che Sally House ha una forte dose di eventi oscuri. Nei primi anni del 2000 è stato rinvenuto un pentagramma disegnato nel seminterrato, segno che probabilmente vi si svolgessero dei riti satanici, e inoltre un esame effettuato con del luminol avrebbe evidenziato schizzi di sangue nell'armadio di una camera da letto. Ma arriviamo ora a parlare della famiglia P, che, come vi avevo detto in apertura, è stata quella che ha vissuto gli episodi più violenti e inquietanti e spaventosi in questa casa. Tony e Debbie Pickman erano una giovane coppia sposata da poco. Quando si trasferirono al 508 di North 7th Street, Debbie era incinta del loro primo figlio. Erano felici di aver trovato quella che, a detta loro,
Era la casa dei sogni, ma non avevano la minima idea che in realtà quella casa si sarebbe rivelata il loro peggiore incubo. Durante i primi giorni, la coppia racconta di piccoli accadimenti, come luci che si abbassano, punti freddi della casa e animali che si comportano in modo strano. Tutto questo non è bastato alla famiglia Pickman per farvi sorgere qualche dubbio, a quanto pare, e che la casa dei loro sogni, forse, sarebbe stato meglio venderla. Dopo la nascita del loro figlio, le attività si intensificarono, in particolare nei confronti del bambino, il quale restava sveglio per diverse ore durante la notte. I Pickman infatti scoprirono, grazie ad un vicino, che le luci della stanza del figlio rimanevano accese per tutta la notte, nonostante loro le avessero spente per far riposare il piccolo. Oltre a questo, una strana muffa aveva iniziato a formarsi su diversi oggetti della casa, senza un apparente motivo. L'evento particolare, verificatosi durante il loro rientro a casa, ha fatto scattare finalmente un campanello di allarme nella testa dei due coniugi. Tutti gli animali di peluche che Debbie aveva organizzato nella stanza dei bambini erano sul pavimento e formavano un cerchio. La coppia decise quindi di passare la notte presso un familiare per evitare di avere a che fare ancora con questi eventi inspiegabili. E qui la storia si fa da brividi. Proprio mentre Tony Pickman stava uscendo dalla casa, ha iniziato a sentire un forte dolore alla schiena, per poi scoprire di avere tre graffi misteriosi su di essa. Dopo questo inquietante avvenimento, i Pickman hanno chiesto l'aiuto di una medium, una certa Barbara Connors, che ha voluto visitare la casa per capire cosa stava accadendo lì dentro. Dopo diversi studi, la conclusione fu che una bambina di nome Sally abitava in quella casa e che faceva di tutto per attirare l'attenzione della famiglia Pickman. Con un coraggio che sinceramente non so se avrei avuto, e consigliati dalla medium, la famiglia Pickman fece di tutto per accettare la piccola Sally come una sorta di figlia fantasma. Ma più passava il tempo, e più gli attacchi verso Tony continuavano. Stando alle informazioni che sono riuscito a reperire, durante la festa di compleanno del bambino, una delle bambole presenti prese addirittura fuoco senza un motivo scatenante. La famiglia Pickman alla fine lasciò la casa, dopo soli 2 anni dal loro trasferimento in quella dimora. Attualmente, stando a Facebook, vivono ancora ad Hutchinson insieme ai loro figli, ovviamente non in Sally House. Come vi ho detto in apertura, Sally House vanta un forte rumore mediatico. Infatti ci sono vari tour aperti al pubblico per poter visitare la dimora. I prezzi variano dai $10 ai $150, a seconda del tipo di avventura che si vuole vivere, partendo da un tour autoguidato fino ad arrivare a pernottamenti e investigazioni supervisionate da professionisti del paranormale. Difficile a questo punto dire se Sally House sia veramente infestata, ma le storie che si raccontano possono comunque lasciarci forti pensieri. Per gli scettici, gli urti, i rumori nella casa durante la notte possono dipendere dallo scorrere del tempo sui materiali e le apparizioni essere delle semplici illusioni ottiche. Per i credenti del paranormale, invece, c'è la certezza che i fantasmi si facciano sentire e vedere all'interno della casa, con eventi più o meno violenti. Quello che sappiamo di certo è che ci sono prove piuttosto convincenti riguardo a quanto succede in Sally House. E se qualcuno di voi ha abbastanza coraggio, può sempre prenotare un tour e ancora pernottare nella casa, per poi farci sapere come era passato la notte.